Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Caserta Sera Stadio, il terzo appuntamento, speriamo che non sia l'ultimo che ci chiudono per questo maledetto virus. Andiamo a presentare subito gli ospiti della nostra trasmissione. Alla mia sinistra c'è Silvano Romagnini, Buonasera. allenatore in seconda del Football Club Matese, nonché allenatore dei portieri. E poi abbiamo il nostro opinionista Ercole Di Baio, benvenuto. Buonasera. Allora, Silvano, una nuova sconfitta per il Matese, una sconfitta a quanto dicono le cronache, abbiamo visto anche le immagini, abbastanza immeritata. Ma diciamo, come dicevo prima, ai microfoni spenti, ai punti avremmo vinto noi sicuramente. Però ai punti non si vince nel calcio, morale della favola, portiamo 0 punti a casa. Sono ormai 2 partite che, pur meritando, non portiamo nulla e questo ci deve far pensare. Nonostante tutto, giochiamo forse anche meglio degli altri, però non siamo riusciti a portare nemmeno un punto a casa. L'arbitro non ci ha dato una mano, ma questo non sono scusanti, dobbiamo lasciare il tempo, che lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo solo pensare a lavorare come stiamo facendo in settimana. E arriveranno tempi migliori. Diciamo che non ci sta girando tanto bene. Qualche errore caratteriale l'abbiamo, come hanno visto tutti quanti, l'abbiamo fatto. Adesso rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. Eccole, allora questi ragazzi, questi giovani della squadra del Matese. Niente. La prima partita abbiamo commentata qua, Barbato ha sulla coscienza un paio di gol. La Domenica seconda scorsa partita, la seconda. altre due giovani ci hanno compromesso il risultato. Che ne pensi? Com'è la tua opinione in merito a questo fatto che i giovani del Matese. La mia opinione già l'ho detta più volte a te e al tuo collega. E purtroppo un mio giudizio personalissimo non lo potrò dare. Penso di poter ricominciarlo a dare la domenica prossima, dopo aver visto la partita. Adesso posso parlare solo per sentito dire o per qualche intuizione che colgo da qualche amico. Qualcosa che non va c'è. Ritorno a ribadire che la garanzia di questa squadra è Corrado Urbano, perché penso che sia come calciatore, ma come allenatore in special modo, insomma, una persona che ha fatto sempre bene dove è stata. Qualche problema c'è, perché come ho ribadito l'altra volta, una squadra che comunque fa molto bene, riesce a recuperare il doppio svantaggio e poi riperde di nuovo, una squadra che prende 3 gol in casa, ha qualche problema. Una squadra che comunque gioca bene, perché da quello che mi risulta gioca bene anche in 10 e poi va un suo tesserato, fa una sciocchezza del genere, è una squadra che ha qualche problema. Allora se un problema oggi, un problema un'altra, la squadra gioca sempre bene ma non raccoglie niente, se non si ci mette subito un riparo. Quindi non parlo di cose tecniche, parlo di cose accadute realmente. Silvano. Può andare peggio. Silvano, tu hai fatto per tanti anni, forse 17, il 7 anni. portiere in quarta serie. Come puoi giudicare e giustificare magari il comportamento del tuo collega adesso a cui tu stai insegnando? Ma giustificare no, non si giustifica un errore del genere, si giustificano gli errori tecnici vanno giustificati perché fanno parte della crescita, specie per un ragazzo giovane che è Kuzmanovic, che è anche un buon portiere. Per quanto riguarda il comportamento di domenica non è giustificato. Raccontiamo un poco quello che è successo, perché No, è molti. successo, calcio di rigore fischiato dall'arbitro, Quando già eravate in 10. già eravamo in 10 per la doppia espulsione del primo tempo di Delicato, Un altro ma giovane che in campo magari non si era visto che eravamo non in ci 10, sarà neppure la come ci prossima sarà. partita. Dopo un quarto d'ora del secondo tempo c'è stata questa azione, una mischia in aria, parata appunto di Kuzmanovic, respinta, fuori area arriva l'avversario e subisce più rigore, forse sì, forse no, perché l'Albanese ha fatto la scivolata, ormai era partito. Vabbè, l'arbitro fischia rigore, Kuzmanovic va, fa una corsa di 20 metri verso l'arbitro a protestare. L'arbitro chiaramente ha cacciato subito il rosso e ha fatto una cosa che non si fa onestamente, perché già se tu parti dalla porta e fai 20 metri di corsa, già è punibile questa cosa. Poi Ma si giustificano le 4 giornate, forse hai non so, esagerato un forse po'. esagerato guardando un po' tutto, però sai, non lo so, adesso a me dispiace per il ragazzo perché si stava allenando bene, un buon portiere,
Abbiamo anche l'altro come portiere Bruno, però mi dispiace quando succedono queste cose, ripeto, forse ci servirà da lezione per un futuro, perché sono giocatori che possono giocare a calcio e questo ci deve essere l'insegnamento. Ercole, è stata una settimana travagliata, non si può nascondere. Come il mister Urbano, che tu, di cui tu hai parlato sempre bene, può risollevare questa squadra? Psicologicamente oppure curando gli schemi come sta facendo adesso? Vabbè, ma Urbano non ha bisogno dei miei consigli. Urbano è un allenatore consacrato in questa categoria, probabilmente anche di categoria superiore. Saprà sicuramente come affrontare la situazione e affrontarla nei giusti modi. Ma comunque c'è, cioè, da parte mia, dopo 3 giornate di campionato, mi sono reso conto che il campionato non è un campionato. A parte che penso che noi abbiamo una discreta squadra. Non è un campionato stellare, è un campionato abbastanza mediocre, quindi la nostra compagine, anche se viene da 2 sconfitte consecutive, può. Vabbè, mediocre fino a un certo punto, però, diciamo che lo diceva pure Silvano prima, le squadre sono attrezzate, alcune hanno preso dei giocatori che hanno militato in Serie A. Domenica, non a caso, l'autore dei 2 gol è uno che ha giocato addirittura in Premier League. Ma mediocre nel complesso, perché tu un giocatore, il calcio è un gioco di tanti, composto da 20 persone, perché anche quelli che stanno in panchina prendono parte entrando. Non è che tu prendi, se tu metti Maradona in una squadra scarsissima, Maradona non fa la differenza, anzi forse solo lui la poteva fare, ma chiunque fuori classe non può fare la differenza. È un gioco di equipe, non è che tu fai 100 metri oppure giochi a tennis, è complicato. Per quanto riguarda la mia opinione. E poi ribadisco che è un campionato mediocre, perché il Fiuggi, che mi risulta sia una squadra che ha speso ma secondo me il triplo di quello che ha speso la nostra compagine matesina, il Piedimonte gli ha dato testa, ma gli ha dato testa fino alla fine. È giù dal pareggio e mi risulta sul 2-2 ha sfiorato anche gol, no, Sì, Silvano? Poi per un piccolo infortunio che va giustificato, sono d'accordo con lui, perché un ragazzo va giustificato, se no tu lo massacri. Se fa un errore un ragazzo e gli vai addosso, un errore tecnico, come ha detto lui, no? Questi errori di giramento di testa. Perciò dico che è livellato verso il basso, perché il Fiuggi, se va in vantaggio, se è una squadra con gli attributi e va in vantaggio a Piedimonte contro una neopromossa 2-0, la partita la vince 6-0. Non la fa proprio respirare a Piedimonte, capito? Quindi è una squadra come il Piedimonte, il Fiuggi, e certo ha delle potenziali economiche in più e può fare. Non criminalizziamo allora No. questi giovani che stanno giocando qua a Piedimonte, anche perché saranno l'ossatura della squadra. Tu me ne insegni, almeno 4 devono giocare, anche se a quanto mi risulta domenica scorsa a Montegiorgio l'allenatore ha schierato addirittura 5 under dall'inizio, Sì, qui ma vuol dire che quello è il suo hanno, credo. sì, ma è anche il No, ma credo. dipende dai 5 under, perché poi faccio un esempio, noi siamo una squadra giovane, noi faccio un esempio, abbiamo i 97-98 che sono giovani, non sono under, cioè non è, cioè il 98 è come il 99 ormai, cioè il 99 ancora risulta under, ma non dovrebbe essere under per se andiamo a vedere la carta di identità, devi già essere calciatore. Quindi se si intende per under sono i 2002 per me. 2002, quelli sono under. Se giochi con 4 under, io ti faccio un applauso, allora sì che giochi con 4 under. Questo era un po' in sintesi la A trama. Però proposito di under, domenica ci saranno 2 under squalificati. Uno è il portiere, di cui abbiamo detto, sì. si è beccato 4 giornate il portiere slovacco. Delicato pure è stato squalificato per una giornata. Negli spogliatoi tu hai avuto sentore di chi li sostituirà? No, ma sicuramente il secondo portiere, che adesso faceva il secondo portiere, però giocherà Bruno, che è anche lui un buon portiere, ha fatto già qualche campionato di Serie D, che è un 2000, e poi sarà il mister, perché abbiamo anche altri under, abbiamo lo stesso 2001, altro terzino 2001 Palumbo, abbiamo 2002 Masotto, abbiamo tanti altri under, abbiamo, non lo so, poi dipende dal mister come si schiererà domenica, niente, speriamo per il bene, noi stiamo lavorando bene, come abbiamo fatto sempre. E allacciando un po' a quello che diceva Ercole, non sono d'accordo per il fatto del campionato mediocre, ma non per fare polemica, lo dicevo anche prima, per me è un campionato molto importante questo qua, di categoria, proprio parlando di Serie D,
Ma il girone che stiamo facendo è un buon girone, squadre organizzate. Forse se prendiamo il Fiuggi fra qualche mesetto, che è iniziata, ha fatto il rodaggio, non ce ne sarà per nessuno. Un po' come il Campobasso l'anno scorso, no? I primi 3 mesi faceva fatica, poi fece 12 vittorie, 30 so quante vittorie Sente, consecutive. situazioni infortunate. Fortunato abbiamo l'Ancelotti che ha un problemino al polpaccio e basta. E poi tutto Ciotola, bene. Ma sta Ciotola, bene, non ci ha fatto ok. l'allenamento. Ecco, le domeniche si dovrebbe cominciare a giocare a porta aperta, salvo che De Luca stasera o domani non abbia una idea diversa. Domenica si dovrà giocare a porte aperte. Quanto potrà contare il tifo per il Piedimonte, visto che i sostenitori locali ancora non hanno avuto l'opportunità di vedere la squadra? Domenica un pochettino solamente, perché penso che in misura ridotta si potrà entrare, non mi ricordo, me l'ha detto il mio amico inglese, quante persone possono entrare, non tutte, si darà precedenza agli abbonati. Io mi sono prenotato e ho piacere di vedere la prima partita, penso che quando ci sarà l'intera capienza, ma non penso sia però nel prossimo futuro, e ho assistito a delle partite dove lui, questo da tanti anni ormai nell'organico degli allenatori del Piedimonte, mi sono visto delle partite in promozione, in eccellenza, dove ci stanno 800, 700, 900 con l'Isernia, con Macchia di Isernia e con altre squadre. Quindi significa che comunque le persone sono interessate al calcio a Piedimonte. Senti, c'è poca chiarezza in questa situazione. Abbiamo visto Juventus-Napoli, ancora non si Sì. capisce il provvedimento finale quale sarà. Cosa ne pensi tu? E come state affrontando voi No, l'emergenza noi coronavirus? abbiamo fatto i nostri controlli per 2 volte, 2 controlli, abbiamo fatto dei sierologici per 2 volte, però si vive alla giornata un po' perché poi tu non sai se per motivi lavorativi, chi per motivi scolastici, non sai mai con chi sei in contatto, no? Allora si vive alla giornata, si cerca di evitare un po' tutto, si cerca di uscire, io personalmente cerco di evito di uscire il più possibile, poi se per lavoro chiaramente si esce. Veniamo al campo, anche tra di noi al campo, manteniamo le nostre distanze, il più possibile chiaramente come si può fare. Però ripeto, si vive alla giornata e niente. Dovremmo fare un po' tutti così, evitando chiaramente degli assembramenti, anche stando nello spogliatoio cerchiamo di mantenere, però per quanto possibile, perché chiaramente lo spogliatoio è un ambiente chiuso, però ripeto, tutta l'Italia sta affrontando questa pandemia, speriamo di uscirne quanto prima. Prima abbiamo parlato un poco dell'Aprilia, che forse non è la Cenerentola di cui tutti parlano. Che partita sarà? Sarà una Anche partita. l'Aprilia, comunque, diciamo che ha preso un paio di giocatori che hanno giocato in Serie A. Sì, vabbè, lo so, ma questo molte volte non è che fa la differenza, è lo stimolo che fa la differenza. Ma penso che sarà una partita molto molto dura, forse molto più impegnativa delle prime tre partite che ha disputato la nostra compagine, perché l'Aprilia viene qui a Piedimonte e ha bisogno di punti. Il Piedimonte deve riprendersi quei punti che ha perso, anche se immeritatamente, nelle ultime partite, e quindi sarà un bel incontro, molto delicato. Silvano, guarda un pochettino Stavo vedendo. le partite della prossima settimana, a parte il Matese che gioca in casa con l'Aprilia. Qual è la partita che ti stimola di più di Ma questa? sì, ma un po' tutte quante, perché siamo all'inizio, finché non si delinea la classifica, chiaramente c'è il Campobasso che è la squadra favorita, ci sono tante altre buone squadre, E però questo finché Notaresco, di cui si dice un gran bene, che è andato avanti addirittura in Coppa Italia con Sì, i questo sarà professionisti. proprio, secondo me col Fiuggi sarà una bella partita, 1x2, perché il Fiuggi secondo me anche domenica ha vinto una partita importante in casa, ha iniziato a girare, però ti ripeto, se non arriviamo almeno alla settima ottava, si delinea la classifica, è ancora un po' tutto aleatorio, diciamo. Chiaramente ci sono delle squadre come il Campobasso che non c'è bisogno di presentazione, ecco. Va bene, allora ci lasciamo qua per questa prima parte. Ringraziamo Silvano Romagnini, Grazie a voi, grazie a voi. speriamo di averlo ospite in una delle prossime Sicuramente. trasmissioni, sperando che non ci chiudano. Ercole, ci sentiamo Ci la prossima sentiamo venerdì. settimana, speriamo di rivederci. Buonasera a tutti. Salvo, io pregherei in regia di mandare in onda le immagini. Alcune immagini della partita di domenica scorsa, per chi non le ha viste ancora, così avremo modo di vedere come effettivamente
la squadra del Matese ha perso una partita che giustamente non meritava di perdere. Dopo il KO esterno con il quotatissimo Cinzia Albalonga, il Monte Giorgio torna tra le mura del Tamburini per affrontare la matricola Football Club Matese. La delusione patita in terra laziale è stata subito assorbita grazie ad una settimana di mercato davvero scoppiettante. Alla corte di mister Eddie Mengo sono infatti arrivati il centrocampista Alex Misin, ex Fermana Vispesaro, e il bomber Arturo Lupoli con un passato in Premier League nell'Arsenal di Wenger. I molisani guidati da mister Corrado Urbano, già avversario delle marchigiane sulla panchina dell'Olimpia Agnonese, sono partiti con uno squillante 4-0 esterno ad Agnone per poi cadere tra le mura amiche al cospetto del Fiuggi, vanificando nel quarto d'ora finale un'appassionante rimonta dallo 0 a 2. Negli schieramenti iniziali Mengo perde in extremis Ficola e dispone la coppia Cichella-Gnaldi al centro della difesa. Per il resto viene riproposto l'assetto di queste prime uscite stagionali con Mejías trequartista a sostegno delle punte Cucù e Pampano, quest'ultimo a segno contro l'Albalonga. Pochi dubbi per mister Urbano, che schiera la prolifica coppia d'attacco Abreu-Negro, già 5 reti dopo due gare disputate, con Minicucci rifinitore. Il perno del centrocampo è rappresentato da Di Lullo, fiancheggiato da Barbato e dall'ex anconitana Costantino. Nei quattro di difesa, due laterali under, Delicato e Sedola, e un asse centrale di sicura prestanza fisica con Russo e Albanese, davanti all'estremo Kuzmanovic, passato per le giovanili dell'Ancona. Dirige Grassi della sezione di Forlì, pomeriggio nel complesso risparmiato dalla pioggia battente che aveva costellato il debutto casalingo del Monte Giorgio contro il Castelfidardo. Primo squillo locale al 16esimo, cross teso di Trillini dalla destra, Cucù prova un difficile avvitamento ma il colpo di testa finisce fuori bersaglio. Partita bloccata e di scarsa fattura tecnica, moduli tattici speculari producono un contesto privo di spunti salienti. Lampo dei padroni di casa allo scoccare della mezz'ora, Mejías fugge centralmente e scarica per Cucù, conclusione senza troppe velleità. Un minuto più tardi Pampano dalla destra premia l'inserimento di Zancocchia, che manca però l'appuntamento con il pallone. Ospiti pericolosi su calcio piazzato, al 33esimo su angolo dalla destra la palla attraversa tutto lo specchio dell'area di porta senza incontrare deviazioni, brivido per Marani. Lo stallo si rompe tra il 38esimo e il 39esimo, doppio giallo in rapida successione nei confronti di Delicato, prima un'entrata in netto ritardo su Montanaro, poi uno sgambetto a Cucù lanciato verso l'area di rigore. L'inferiorità numerica non destabilizza più di tanto i campani, che al 42esimo sfiorano il clamoroso vantaggio. Cichella incespica in fase di disimpegno, Abreu soffia il pallone e calcia subito verso la porta. Marani si oppone e riesce anche a recuperare la posizione per deviare in angolo il tentativo di Tapine di Negro. Un minuto più avanti ancora un'incertezza della difesa di casa, il pallone finisce sui piedi di Minicucci, che spara fuori da buona posizione. Squadre al riposo sullo 0-0. Nell'intervallo Urbano sacrifica l'estro di Minicucci per inserire Riccio come terzino destro in un 4-3-2 emergenziale per i campani. Dopo un minuto della ripresa, punizione dalla sinistra ben calibrata da capitano Omiccioli, sbuca sul secondo palo Cichella, che va ad un passo dal gol del vantaggio. Replica del Matese, che non sta certo a guardare. Alla terza azione insistita sull'asse Abreu-Negro, il pallone finisce sul destro di Barbato. Marani si allunga, risultando ancora una volta decisivo. Mengo fa debuttare Lupoli per Mejías al 10° prima progressione dell'ex Fermana sulla sinistra, cross interessante a centro area, ma la difesa campana riesce a liberare. Il Monte Giorgio si avvale della superiorità numerica per avanzare il baricentro e guadagnare un evidente dominio territoriale. La squadra di casa prova ripetutamente il fraseggio nello stretto con la qualità di Cucù e Lupoli. Al 17esimo proprio Cucù scatta sul filo dell'offside e mette al centro dalla sinistra. La difesa campana si salva in un primo momento, ma arriva con decisione Zancocchia, travolto al momento di concludere. Rigore per il Monte Giorgio, proteste furenti del Matese, che incassa l'ammonizione di Albanese e l'espulsione del portiere Kuzmanovic, la seconda di un pomeriggio nero per la formazione di Urbano. Nonostante una lunga interruzione, Arturo Lupoli si mantiene glaciale dagli 11 metri e bagna nel migliore dei modi l'esordio con i suoi nuovi colori. È l'1-0 per il Monte Giorgio. I marchigiani vogliono chiudere rapidamente i conti. Al 25esimo l'inesauribile Zancocchia pennella dalla sinistra per la volée di Pampano, che finisce però a lato. Da elogiare l'orgoglio indomabile dei campani, che anche i 9 sfiorano il clamoroso pari al 32esimo con una diagonale del neo entrato Langellotti, che spaventa Marani. Al 35esimo match point per il Monte Giorgio, Santoro subentrato a Zancocchia in vita a nozze Pampano, fermato da un miracoloso salvataggio sulla linea di Riccio. Il Matese esce dall'apnea, ma solo per pochi secondi. Sul calcio d'angolo susseguente, una carambola impazzita fa terminare il pallone sui piedi di Lupoli, rapidissimo nel coordinarsi per la battuta vincente.
e la rete della sicurezza per i padroni di casa. Da qui in poi Accademia per la squadra di Mengo. Nel primo dei 5 minuti di recupero solo il Montante nega a Lupoli la gioia di una clamorosa tripletta all'esordio. Finisce 2-0 per il Montegiorgio, certamente facilitato dalla doppia espulsione che ha abbattuto un avversario solido e più volte pericoloso in parità numerica. La squadra di casa ha avuto comunque il merito di mantenersi sempre compatta nei momenti importanti, strappando 3 punti vitali per l'entusiasmo dell'ambiente già galvanizzato dall'arrivo di un top player come Lupoli, subito decisivo. Recriminano i campani penalizzati dagli episodi che hanno rovinato una prestazione più che dignitosa. Bene, rientriamo in studio e vi presentiamo, anche se non ha bisogno di presentazione, l'ospite della nostra seconda parte, Geppino Corbo. Diamo logicamente spazio al pugilato, anche perché le recenti disposizioni del governo pare che siano indirizzate su una diciamo chiusura di questi sport di contatto. No, il governo in effetti ha detto di che gli sport da contatto con delle società già affiliate al CONI, alle federazioni sportive affiliate al CONI, possono svolgere quindi attività voi non avrete secondo un protocollo delle federazioni che ogni sport della sua federazione gli impone. Voi quindi state continuando la vostra attività nella pugilistica matesina? Sì. Anche se con indubbie sì, difficoltà? Sì, è un'attività di palestra, perché c'è attività agonistica, c'è ben poco. Cioè io volevo organizzare un memorial al mio maestro paesano, però non ne vale la pena, perché un memorial, se non c'è pubblico, io penso che non serva. Peggio ancora che il calcio, no? Sicuramente sì. Se ha parlato di paesano, quando è che ricorre l'anniversario della sua scomparsa? Sì, è qui nel mese di settembre, sono stati 27 anni dalla sua scomparsa. Ecco, quando sta pesando il Covid sulle vostre mancate organizzazioni? Per quanto riguarda la mia società, quasi totalmente, perché un anno senza organizzare nemmeno una manifestazione, salvo qualche match della Carini all'inizio anno per le qualificazioni olimpiche e un match da professionista di Mennillo, abbiamo fatto bene. Ecco, questi due pugili sono rimasti così, in stand-by, sia la Carini che Mennillo. Sì, la Carini è la pugile sia maschile che femminile più vicina alla qualificazione per le Olimpiadi, perché gli manca un solo match con una francese e quindi se tutto si riprenderà con la qualificazione e basterebbe che vince quel match ed è qualificato per le Olimpiadi. Mennillo probabilmente, se non succede niente, dovrebbe combattere il 31 di questo mese in Montalbano, un paese vicino a Roma. Ecco, quanti sono adesso i ragazzi che frequentano la palestra? La palestra sono una ventina di ragazzi, fra cui 12-13 agonisti, però agonisti che, come dicevo prima, quest'anno non hanno disputato nessun match. E ci sono dei ragazzi che promettono di mantenere vive le aspettative della pugilistica matesina? Beh sì, ci stanno dei ragazzi che hanno incominciato quest'anno, che hanno ottime possibilità, ma tu sai benissimo, il pugilato ci stanno determinati fattori che impongono la preparazione, il sacrificio, il lavoro. Quindi anche i ragazzi, anche psicologicamente, devono essere pronti quando vanno sul ring. Io ho perso molti ragazzi, magari, che non è andata bene il primo match, non sono più ritornati in palestra, come molti ragazzi invece che hanno perso il primo match hanno continuato e si sono fatti valere con il tempo. Senti, tu in passato a volte sei stato molto critico con le amministrazioni
che non ti davano la possibilità di poter portare avanti questa attività agonistica. Adesso c'è il Covid, vabbè, ma speri che in futuro qualcuno si possa fare avanti per darvi una mano. Proprio di questa possibilità io siamo spiazzati, perché l'anno prossimo la società compierà il 50° anniversario di fondazione. Siamo la società di tutti gli sport in provincia di Caserta che ha più anni di attività, perché la Casertana è fallita, quindi è ripresa con un altro nome, con un'altra società, altre palestre hanno ripreso con altri nomi, con altre società, mentre la Matesina ininterrottamente è affiliata dal 1971, dal 14 aprile del 71. Quindi penso che sia una bella soddisfazione per Piedimonte Sportiva di avere una società che è durata nell'arco di tutti questi anni. Però le amministrazioni non è che abbiano mai, salvo l'amministrazione Cappello, perché uno deve essere onesto, gli altri amministratori, in particolar modo con l'ultima proprio inesistente. Senti, quanti anni sono che sali sul ring tu, da pugile prima e da maestro dopo? La Matesina è nata con me, 50 anni. Non ti sei mai stancato no, di andare ad aprire quella porta della palestra? No, tutti i santi giorni. I primi 7 anni come atleta e poi dopo da tecnico. Quindi la porta la apro da 43 anni ininterrottamente. E adesso che sei andato in pensione, quando mi risulta, non so se sia vera la notizia. Sì, è vero. Non è che ti vuoi mettere a riposo, no? No, non assolutamente. Ci pensi neppure. Anche perché io, la mia aspirazione era quella di portare la società a 50 anni. L'anno prossimo compieremo i 50 anni, quindi poi vedrò. Io spero che qualche ragazzo abbia voglia di prendere il mio posto e di continuare ancora, ma se non trovo nessuno io continuerò io, perché è una società che non deve, senti, non deve scomparire. Io una domanda al di fuori del pugilato te la devo fare, e riguarda questo verdetto di 3-0 e un punto di penalizzazione al Napoli. Ma cosa ne pensi? Io penso che tutti sappiano che questo verdetto nelle prossime udienze verrà sconfessato, perché è un assurdo. Ma non dimenticare che c'è la Juventus dall'altra parte. Sì, ma a questo punto io penso che la gente che veramente crede nello sport non possa accettare questa cosa. L'ASL è al di sopra di tutto. Io se ho la sfortuna di prendere il Covid e sto in quarantena e esco vado mischiando il Covid ad altre persone, io ho dei problemi penali e io non posso pensare che solo perché una squadra deve andare a giocare, non può andare a giocare, gli danno una partita persa. È un'assurdità. Bisogna sempre vincere sul campo e mai poi questa è la partita di cartello, per cui è una partita che i tifosi del Napoli aspettano con tutti gli anni, soprattutto chi come te, a parte il pugilato, ha fatto del tifo per il Napoli una sua questione di vita. Sono un tifoso, e non solo del per Napoli, il Napoli. Ci risulta che anche il Benevento sia nel tuo cuore. Tutte le squadre campane, io sono un tifoso delle squadre campane, in particolar modo del Piedimonte adesso, perché spero che il Piedimonte faccia un bel campionato. Ecco, un'ultima domanda. Tu sei stato uno dei pochi, approfittando che c'hai la palestra là, hai dato una sbirciatina alla prima partita, quindi hai potuto vedere come gioca questa squadra. Pensi sì, che si possa risollevare? Io non sono rimasto deluso dalla partita col Fiuggi, perché il Fiuggi ne parlavano tutti come una delle favorite a vincere il campionato. Se quella è una squadra che deve vincere il campionato, la possiamo vincere anche noi. Indipendentemente che abbiamo perso, ci stanno dei motivi, il ragazzo che ha fatto una sciocchezza, che
un ragazzo può commettere, può esistere che un ragazzo possa fare una sciocchezza del genere, anche le prime esperienze, un po' della commozione di fare quelle, ma sul campo noi non abbiamo demeritato, sul campo anche sul 2-0 per il Fiuggi, in effetti loro hanno fatto solo due tiri a porta e hanno fatto due gol, ma il gioco è stato sempre in mano a noi, nelle nostre mani. Vabbè, Gioppino, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite, speriamo di riaverti qua, speriamo che possiamo continuare i nostri appuntamenti. Sicuramente l'anno prossimo ci sentiremo spesso, perché abbiamo intenzione come società di organizzare anche delle manifestazioni extrasportive per la ricorrenza della nostra società, quindi vorremmo pubblicizzare molto al meglio questa situazione. Ok, io vorrei ringraziare in regia Andrea Caprarelli che ci ha assistiti come al solito. La nostra trasmissione termina qui, l'appuntamento è per venerdì della prossima settimana. Un grazie e un a risentirci a tutti. Buona serata. Buonasera.